per poter vedere in una maniera più approfondita quello che può venire fuori. Nasce il cosiddetto sistema, ma la realizzazione di un sistema che cos'è? Non può essere separata dalle relazioni che ognuno ha con tutti gli altri. Tutti agiamo in rapporto, cosiddetta sinergia. Sinergia vuol dire una responsabilità condivisa. Attenzione, sto portando le discussioni da un problema produttivo a un problema che deve essere, secondo me, centrale per un'industria. Un'industria fa profitti, deve far profitti, altrimenti non può esistere, ma deve avere anche una responsabilità fortemente etica. Deve essere parte costituente della nostra società e quindi riappropriarsi di questa forza etica, che in questo momento non c'è più, perché è tutta una logica sul numeri, sulle produzioni, e quindi riduce i problemi. Bisogna vedere un sistema e, affrontandolo in questa maniera e avendo una responsabilità che è condivisa, attenzione che le cose cambiano, a mio avviso, perché gli attori che partecipano a questo, chiamiamolo articolato gioco, come indico, sono sì i progettisti, normale, lo dico ai miei studenti che sono, lo dico sempre ai miei studenti che sono anche qui in sala, e dico: ragazzi, guardate che non potete essere fuori da un processo, non essere responsabili di un processo. Noi siamo i primi che muoviamo la matita, quindi siamo responsabili di quello che facciamo, ma siamo corresponsabili con gli industriali. Ma non ritengo che debba essere limitato a questo il problema, perché la società è fatta anche di altri. Sovente si parla che non si riescono a capire i problemi. Perché non ne parliamo con gli altri? Perché dobbiamo parlare con il legislatore? Non possiamo reclamare che il legislatore non capisce le cose. Diglele. Cominciamo a farlo venire a un tavolo in questo modo, ma dobbiamo far venire anche gli economisti, ma dobbiamo far venire anche gli utenti finali. Questo è un tavolo. Se vogliamo risolvere, lo sapete molto bene nelle vostre aziende, per risolvere un problema sindacale, dovete fare un tavolo, come vi ho detto poco fa, un tavolo in cui tutti possono partecipare e tutti quanti possono porre le proprie problematiche, i propri bisogni, le proprie necessità. Nessuno comanda, ma la condivisione cambia l'approccio. Allora vuol dire che non sono più, io non ritengo, che i designer, quindi il vecchio modo, l'architetto, che è lui, l'artifex, lui che fa. Sì, crei, va bene, non ti tolgo il problema, perché il progettista è importante. Ma il progettista, senza tutti gli altri, che cosa fa? Disegna delle cose per se stesso? Deve disegnarle con un industriale, deve dialogare con un legislatore, perché deve capire il legislatore quali sono le problematiche inerenti il progettista, ma inerenti soprattutto l'industria. Poi ci sono delle ricadute a livello economico, e poi tutti quanti qui, progettisti, industriali, legislatori, economisti, siamo parte della società, siamo consumatori, dobbiamo essere più presenti o più partecipi in questo processo. Questo è quello che dobbiamo fare, perché la responsabilità condivisa vuol dire stare all'interno, dialogare in maniera forte su queste problematiche. E quindi ecco il modo, di nuovo, di ridare forza, a mio avviso, anche a una società troppo indirizzata su certi temi. Deve essere condivisa, ripartita, e tutti quanti, come si dice, l'unione fa la forza. Ma se tutti quanti danno il loro contributo, perché se uno comincia a fare il peso morto, gli altri fanno il doppio di sforzo in relazione a quello che c'è. Quindi ecco perché bisogna cambiare anche questi modi di affrontare le problematiche. Questa nuova logica porta, mi permetto di segnalarvi alcune cose, che le produzioni non possono più essere viste per singole catene di prodotti, perché vorrebbe dire di nuovo un'ottica, a mio avviso, riduzionista. Cioè, mi guardo solo quello che faccio, è il mio core business. Errato! Perché tu muovi delle cose, non puoi limitarti a quello. Non puoi dire, it's not my problem, come si sente dire. È un problema di tutti. Un problema di uno e un problema di un altro.
è un problema sociale, è un problema di tutti e quindi bisogna ridiscutere. Per cui bisognerà andare avanti con questo approccio su un'evoluzione di processi produttivi non focalizzati semplicemente, in questo caso end user, per me è il produttore finale, cioè quello che pensa e mette assieme, non in un'ottica riduzionista di assemblatore, ma di produttore che è parte attiva. Ma allora vuol dire anche che a questo punto i componentisti hanno un altro valore, perché sono un'altra faccia del sistema. E di conseguenza i componenti che entrano nella catena di prodotto in una maniera o altra, e quindi vedete che il primo punto non è la singola catena di prodotto, perché prende da un'altra catena il componente, quindi cambia. Questa logica che cosa vuol dire? Vuol dire questo, a mio avviso: un più alto livello nella qualità di manutenzione, perché i processi di progettazione e di realizzazione delle parti sono più viste, più condivise, e a questo punto l'oggetto ha una qualità migliore, ma nello stesso tempo c'è una consapevolezza chiara di quello che fanno i componenti e cosa è la loro vita, ciclo di vita. Parlavi all'inizio di end of life, è esattamente questo, la fine vita. Però se io parlo di fine vita devo anche capire quando posso intervenire, quindi la manutenzione ha un valore altissimo, perché attenzione, la manutenzione non vuol dire soltanto se si manutiene meglio io forse non rifaccio degli altri oggetti, ma vuol dire anche un'efficienza energetica, un'efficienza anche di consumatore finale che è interessato ad avere quel prodotto perché funziona per quello che gli è stato dato. Ma soprattutto anche, si parla sovente di servizi, con questa logica si riesce a essere più agili, perché si possono capire i contesti sia sociali che economici, che territoriali, che ambientali, che abitativi, in un altro modo, per cui le cose possono variare in maniera molto più facile. Sono quindi la logica di sistemi che sono integrati, cioè uno è collegato ad un altro e fanno parte a questo punto l'uno dell'altro e cominciano a dialogare i sistemi. Io ritengo che oggi proprio manca questa percezione nella nostra società, nel modo di affrontare le problematiche, nel modo di affrontare le cose, sia a livello politico, sia a livello progettuale, a tutti i livelli. Io dico progettuale perché anche un politico fa un progetto, tutti quanti, le industrie fanno dei progetti. Manca questa percezione che si debba e che si possa agire in un sistema. Io ritengo che il futuro debba essere proprio una logica di sistema integrato, e gli elettrodomestici, a mio avviso, sono parte di un sistema integrato, non solo della propria catena produttiva, a mio avviso.